Ringrazio molto della presenza. Siamo al quinto seminario, credo, che stiamo organizzando all'interno di questa campagna elettorale. Questo ha una dimensione quantitativa, vedo, molto, molto ampia, ve ne ringrazio. Il tema è effettivamente un tema al centro del dibattito politico a livello nazionale, abbiamo visto anche internazionale, ma sicuramente è e sarà al centro di questa campagna elettorale e anche del lavoro dei prossimi anni. Abbiamo scelto un luogo, prima facevo la battuta che l'acustica non è dei migliori, ma abbiamo voluto scegliere Madonna Alta perché questo luogo rappresenta una di quelle aree in cui le contraddizioni della società contemporanea, della necessità di costruire percorsi di integrazione, di costruzione di nuove comunità, forse è molto più evidente che in altri, e l'obiettivo è proprio quello di stare dentro i problemi, sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista fisico. Nella presentazione della sede del Comitato Elettorale in pieno centro storico, in via Alessio e in via Cartolari, ho voluto sottolineare che la scelta di quel luogo era un ulteriore segnale da parte mia, da parte nostra, di voler stare, di riconoscere i problemi, di non nasconderli, di non eluderli e di volere lavorare per costruire delle soluzioni il più possibile condivise con la comunità. Il tema è quello appunto della costruzione di una città, luogo di relazioni tra persone, tra cittadini, di costruire percorsi di integrazione, di costruire una città che cerca di ridurre le paure che nella società contemporanea sono date dalla crisi economica, dalla perdita di punti di riferimento, dalla riduzione di capacità di rappresentanza sociale di grandi organismi politici, sindacali, laici, religiosi, e credo che l'obiettivo più difficile dei prossimi anni sia stare sicuramente all'interno della crisi economica e darne risposte adeguate, quello per chi deve governare una città, di fare comunità. Per questo che il seminario di oggi ha, anche con le presenze che vedete, che adesso presento e che già ringrazio, le presenze che sono qui cercano appunto di mettere insieme diversi ambiti di lavoro e di riflessione e di costruzioni di risposte. Noi abbiamo l'esigenza di avere una città in cui la legalità in tutte le sue forme deve essere rispettata, ma credo che non possiamo mai scindere questo concetto dalla necessità di costruire comunità in cui si vive bene, si sta bene, ognuno ci si prende cura. Mi ha fatto piacere svolgere quattro chiacchiere molto cordiali con il rappresentante del Comitato per la Sicurezza di Madonna Alta, e mi ha raccontato, tra le varie iniziative di questo episodio che in maniera auto-organizzata a cui ha voluto dar vita, di incontrare un gruppo di giovani, metterli a disposizione, che giravano un po' per il quartiere, magari anche con qualche attività di illegalità, però insomma, mettendogli a disposizione uno spazio, in questo caso privato, per l'aggregazione, per il divertimento, si è riusciti a stabilire un dialogo e anche a costruire forme appunto di dialogo, quella comunità educativa della quale abbiamo parlato in diverse occasioni anche con il professor Mollo, che è qua e che appunto mi dà la possibilità di avviare la presentazione degli ospiti, di come sarà organizzato il seminario. Appunto, il professor Gaetano Mollo dell'Università di Perugia, il professor Tullio Seppilli, presidente della Fondazione Angelo Celli, antropologo, potrei dire altre cose ma mi fermo qui, Marcella Lucidi, che è stata sottosegretario al Ministero degli Interni, che più volte ha partecipato a incontri e iniziative nelle diverse vesti, diciamo, da parlamentare, da donna di governo quando
ce n'è stata data la possibilità, perché in questo sua funzione è stato anche diciamo così, costruito quel lavoro che poi ci ha portato alla firma del patto per la sicurezza con il ministro Amato, che ha dato qualche piccolo frutto, poi ne parleremo, insomma, che ha la necessità però di essere, come dire, ripotenziato. E Nadan Petrovic dell'Associazione Nazionale dei Comuni, al quale chiederemo di avviare, di dare il quadro d'insieme della situazione che svolge sia come Associazione Nazionale dei Comuni, ma anche le esperienze che in qualche comune sono state condotte in relazione appunto ai temi di cui abbiamo parlato. I relatori hanno un tempo per questo primo giro intorno ai 15 minuti, poi se, vista una platea abbastanza ampia, se ci sono domande o brevi interventi per cercare di concludere insieme con tutti voi entro un orario, diciamo, decente, intorno alle 18.30, 19, da allora consentire a tutti noi, ma anche ai nostri ospiti, di tornare chi più vicino, chi più lontano, insomma, le loro case.